gli Stati Uniti non sono divisi. Così il presidente Barack Obama alla cerimonia di Dallas per commemorare i 5 agenti uccisi giovedì scorso da un cecchino afroamericano. Nessun individuo, nessuna istituzione è interamente immune dal pregiudizio razziale, ha aggiunto Obama. I rapporti razziali sono migliorati durante la mia vita, ma non possiamo non tener conto delle manifestazioni degli afroamericani. Farlo significa negare la realtà. Sono qui per insistere sul fatto che non siamo così divisi come sembra. Lo so perché conosco l'America. Quando i proiettili hanno cominciato a volare, gli uomini e le donne della polizia di Dallas non sono scappati o hanno reagito incautamente, ma hanno mostrato incredibile moderazione. Aiutati in alcuni casi dai manifestanti, hanno evacuato i feriti, isolato il killer e hanno salvato più vite di quante ne possiamo sapere. Dobbiamo respingere la disperazione che molti americani sentono dopo le recenti sparatorie, ha concluso il presidente degli Stati Uniti. Accanto a lui l'ex presidente George Bush, texano di Dallas. Questa è l'America che conosco. Quella di questa platea, il nostro dolore, può renderci un paese migliore, con più giustizia e più pace.